Radio Sound Piacenza 24, ospite il sindaco di Castel San Giovanni, Lucia Fontana, benvenuta. Oh, buongiorno, buongiorno, grazie di avermi chiamato, sono a vostra disposizione. Cioccolandia 2023 è stata un successo, direi strepitoso, e il tempo ha sostenuto quello che è diventato un capolavoro. Direi proprio di sì, ne siamo veramente felici e orgogliosi. Naturalmente il mio stato d'animo lo condivido con gli organizzatori, in primis con la Proloco, con i commercianti Vita Centro Storico, con tutte le associazioni, ma tutti proprio anche i semplici volontari che si sono prestati in queste due giornate campali, veramente, per rendere così entusiasmante, devo dire proprio così, un avvenimento che è cresciuto in questi 19 anni in quantità e soprattutto in qualità, e che ha dato la riprova in questi due giorni non solo di una tenuta, ma di una crescita in termini di consenso da parte di tutti coloro che hanno partecipato a questa festa golosa. Lei li ha nominati proprio tutti. Quanto conta questo grande spirito di collaborazione che c'è stato intorno? È fondamentale. Guardi, è fondamentale ed è un po' la chiave di volta che dovrebbe illuminare anche le amministrazioni locali. Ho sempre creduto e ho sempre cercato, non sempre riuscendovi, di instillare questa filosofia e questo criterio, questo modus operandi. Quanto più si crede tutti insieme in un obiettivo e quanto più si mettono a disposizione le proprie forze, le proprie capacità, i propri talenti, le proprie competenze, da qualsiasi parte arrivino, tanto più quell'obiettivo si raggiunge ed è soddisfazione di tutti, che possono partecipare a vario titolo a quelli che sono i buoni risultati come quelli di Cioccolandia. È molto semplice da dire, ma posso dire che non è altrettanto facile da mettere a terra il sistema, che non sempre si riesce a condividere da parte di forze diverse quello che è l'obiettivo comune, che in questo caso è la promozione del nostro territorio, che giova a tutti. Direi quasi potremmo dire un bel commiato, una bella eredità che lei lascia. Grazie. Perché sì, è il suo ultimo mandato? Assolutamente sì, ormai pochi mesi mi separano alla fine del mio secondo e ultimo mandato, e devo dire che questo è il successo di questa Cioccolandia è un po' un regalo che io posso considerare fatto anche a quella che è l'impegno mio di questi ormai lunghi 10 anni che sono volati e che hanno visto poi in Cioccolandia sempre un mio personale entusiasmo, di partecipazione, di volerci essere, di condividere con tutti, nessuno escluso, quelli che sono stati via via nel tempo i risultati. Questo direi che è proprio la ciliegina sulla torta. Commiato, ma non voglio cadere nella commozione, perché questo è stato, e lo porteremo ancora con noi, un momento di gioia collettiva, di soddisfazione che è tanta energia e che ancora ci vuole e ci serve in questo ultimo miglio di mandato per realizzare ancora tante cose che bollono in pentola. Siamo alla vigilia poi della presentazione del programma natalizio, anche qui tante belle sorprese, tanta voglia di fare insieme. Questa è la ricetta vincente per i nostri territori. Un'ultima domanda un po' più personale: con quale stato d'animo Lucia Fontana arriva alla fine di questo ultimo miglio? Se qualcuno mi chiedesse lo rifaresti ancora? Sì, lo rifarei. Quando ho accettato 10 anni fa la mia candidatura, certamente non avrei immaginato quello che sarebbe stata l'impegno in momenti difficili, e sono stati tanti, soprattutto nel secondo mandato che avrei dovuto affrontare. E quindi all'epoca, allora, ci avrei pensato ancora di più rispetto alle nottate insonni che ho trascorso prima di accettare in quel lontano 2014. Però posso dire che è un'esperienza che consiglierei a tutti di affrontare nella vita, almeno per sindaco per un giorno, perché da un punto di vista umano è arricchente, anche
anche se naturalmente stravolge le vite personali, professionali, almeno in una città impegnativa come quella di Castel San Giovanni. Ma posso dire che anche lo spirito di corpo che si è sviluppato tra noi sindaci, un bel rapporto di amicizia, di colleganza che va al di là di quelle che sono le distinzioni e le aree politiche di appartenenza. Il famoso partito dei sindaci, beh, lo sosterrei a pieno titolo, perché siamo l'interfaccia dei nostri cittadini e a loro si rivolgono per la risoluzione di tutti i problemi, anche quelli più, diciamo, non dico banali, ma quelli che devono affrontare quotidianamente, e aspettano da noi risposte che talvolta purtroppo, ahimè, non riusciamo a dare. Però umanamente, credetemi, arricchisce personalmente, e quindi è un'esperienza, un servizio civile nel senso vero della parola, che consiglierei a tutti di poter una volta nella vita affrontare. La disponibilità di tempo, di energie e di bene che si deve dimostrare, che si ha nei confronti della propria comunità, per amministrare bene o comunque per cercare di amministrare bene, dico sempre, bisogna avere le radici profonde nella propria città e bisogna volerle bene a 360 gradi, anche nei confronti di coloro che bene non ci vogliono. Ma noi vogliamo bene lo stesso a tutti, alla nostra comunità e alle radici storiche, culturali delle comunità che rappresentiamo. Lucia Fontana, sindaco di Castel San Giovanni, con noi su Radio Sound Piacenza 24. Grazie! Grazie a voi e buon lavoro, e alla prossima Cioccolandia parteciperò come semplice cittadino, ma ci sarò ovviamente.